Amici carissimi, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi Adamo e la vita nella divina volontà. Siamo alla puntata numero 32, che cade in un giorno assai santo, benedetto. Oggi è il mercoledì delle ceneri 2019, l'inizio del tempo santo della Quaresima, che per coloro che desiderano, ecco, crescere nella vita di unione con la Divina Volontà, è certamente un tempo molto favorevole, ecco, che il tempo della Quaresima è un tempo di deserto che ci richiama un po', scusate le parole del grande profeta Osea, quando dice che la promessa sposa del Signore viene chiamata da lui nel deserto perché possa parlare al suo cuore. Ecco, sappiamo che vivere nella divina volontà è imparare ad avere questo, tra le altre cose, questo dialogo profondo, intimo, amoroso e amorevole con Dio, ecco, appunto nel nostro cuore, nel nostro rapporto modulato, ecco, sulle frequenze di una preghiera degna di questo nome. Ecco, dicevo questa sera ai cari fedeli durante l'omelia, dico sì, questo è un tempo di preghiera, ma bisogna vedere se noi sappiamo pregare, ecco, com'è la nostra preghiera, quindi se si riduce semplicemente a recitare alcune o forse anche tante preghiere, per carità, cosa assolutamente basilare e importante, insomma, nessuno discute, anzi, con la straordinaria forza santificante, per esempio, del Santo Rosario, ma la preghiera è qualche cosa di più grande, insomma, di più profondo. Ecco, la preghiera profonda è una componente essenziale, fondamentale nella Divina Volontà, perché la vita nella Divina Volontà, come anche questa sera vedremo ulteriormente, è vita di amicizia profonda, è vita che tende a ripristinare, e questo è un aspetto molto ripristinabile, ecco, lo stato di profonda, amorevole amicizia che caratterizzava i rapporti tra la creatura e il creatore prima, ecco, che la nascita della volontà umana con il peccato originale li incrinasse in maniera profonda, ecco, come avvenne. Allora, questa sera continuiamo a muoverci dentro i meandri del 28° volume. Ci sono ancora quattro brevi, non molto lunghi, passaggi. Vediamo se riusciamo a leggerli e commentarli tutti, altrimenti ce ne porteremo qualcuno per la prossima volta. Ecco, io augurando Santa Quaresima a tutti, anzitutto coloro che ascoltano in diretta e coloro che ascolteranno in differita, insomma, queste parole, passerei subito alla lettura del primo dei testi di questa sera, che è dal volume 28, il 18 giugno del 1930. Ora tu devi sapere che fu tanto il nostro amore nel creare l'uomo, che appena creato fu messo da noi nei nostri recinti divini e gli demmo come piccolo atomo la volontà umana immersa nell'immensità della divina volontà. Per cui era connaturale per lui che, essendo piccolo atomo, dovesse vivere di volontà divina. La nostra divinità gli diceva: ti diamo la nostra divina volontà a tua disposizione affinché il piccolo atomo della tua senta il bisogno di vivere della sua immensità, di crescere con la sua santità, di abbellirsi con la sua bellezza, di servirsi della sua luce. Vedendosi piccolo, si sentiva felice di vivere nei recinti del nostro Fiat per vivere delle nostre qualità divine. E noi ci dilettavamo nel vedere questo piccolo atomo dell'umana volontà vivere nei nostri interminabili recinti a cura nostra. Sotto il nostro sguardo faceva bello, cresceva bello e grazioso, di una bellezza rara da rapirci e trovare in lui le nostre delizie. Ma fu breve la sua felicità
e le nostre gioie per aver creato l'uomo. Quest'atomo dell'umano volere non volle vivere di volontà divina, ma di se stesso. Si può dire che represse la nostra per vivere della sua, ma per quanto volesse uscire dalla nostra volontà non trovava neppure un piccolo spazio dove andarsene, perché non c'è punto dove essa non si trovi. Perciò, per quanto non volesse vivere del nostro, non aveva dove andare. Quindi stava nel nostro fiat divino, viveva come se non ci fosse e volontariamente viveva delle sue miserie e delle tenebre che si formava lui stesso. Ecco perché il nostro sospiro continuo, affinché non tenga più represso il nostro volere, ma piuttosto reprima l'atomo del suo volere, per vivere felice e santo e poter trovare in lui le nostre delizie. Ecco, in questo brano c'è questa immagine che Gesù fa negli anni 30. Sto pensando ad Einstein, insomma, perché usa l'immagine del piccolo atomo. E questo piccolo atomo è la volontà umana, appunto creata da Dio per poter disperdersi, perdersi nell'immensità della divina volontà e vivere di essa sola. E l'immagine del piccolo atomo è ripresa anche poi da Gesù quando dice: vedendosi piccolo si sentiva felice di vivere nelle cinti del nostro fiat, dà anche, come dire, un po' plasticamente l'immagine di una fondamentalissima, ecco, disposizione, che era una delle più eccellenti, qualcuno dice la più eccellente, io concordo con questo qualcuno, della Madonna, disposizione dell'anima, che è l'umiltà. E la percezione della nostra estrema piccolezza dinanzi a Dio, questo è un fatto molto molto profondo. La Bibbia la Bibbia parla dell'umiltà del cuore. Essere umili non è atteggiarsi da umili, ecco, giocare a fare gli umili, ecco, presentarsi, ecco, come umili, magari anche caricando alcuni gesti, no? Parlando male di sé, dicendo di essere dei grandi peccatori o cose di questo genere, no? Queste sono tutte quante parodie dell'umiltà. L'umiltà è una disposizione profonda, e l'umiltà si esprime, tornando a quello che abbiamo, con cui abbiamo aperto questa nostra conversazione di questa sera, soprattutto nel nostro rapporto intimo e personale con Dio. Cioè, l'uomo si umilia in verità davanti a Dio solo. È nell'intimo dialogo con Lui che l'uomo, ecco, l'uomo, la donna ovviamente, no? Quindi che l'uomo non soltanto scopre, ma esprime il senso della propria piccolezza, che avverte chiarissimo davanti all'infinita grandezza e immensità dell'Altissimo. E senza umiltà chiaramente non esiste nessun tipo di vita divina, ecco, perché per vivere nella divina volontà bisogna anche fare un grandissimo apprezzamento di questo, cioè e avere una grande percezione del fatto che Dio è Dio ed io sono un povero nulla. Ma non è che dico sono un povero nulla perché voglio, ripeto, atteggiarmi da pseudo umile, ma perché lo so, lo vedo. Ora, passata questa presentazione e volto questo sguardo sull'idillio delle origini, Gesù immediatamente, proprio chiosa, conclude dicendo: purtroppo questa bella favola non durò a lungo. Quest'atomo dell'umano volere non volle vivere di volontà divina ma di se stessa. Usa un'espressione anche brutta, sono un'espressione proprio, se si può dire, che represse la nostra per vivere della sua. Un'espressione proprio brutta. Reprimere, no, reprimere la volontà divina. E dopo però Gesù spiega un grosso problema, cioè che
È vero che attraverso la nostra volontà noi possiamo uscire dalla divina volontà, ma questo soltanto in un senso ben specifico, perché Gesù dice: lui uscì, ma non trovava neppure un piccolo spazio per potersene andare, perché non c'è punto dove essa non si trovi. Cioè, noi siamo immersi, cioè tutto quello che è, diciamo così, questo è un concetto filosofico anche molto molto profondo, tutto quello che è in quanto voluto da Dio. L'essere, adesso non voglio adesso andare molto molto, è sempre comunque attestazione e espressione di quello che si chiama tecnicamente l'essere per essenza, che è Dio. Tutto ciò che è contiene sempre un atto di volontà divina. Tutto ciò che è. Adesso ripeto, non voglio fare lezioni filosofiche molto molto complicate, no? Ma quando Dio rivela il suo nome nell'Esodo, come ti chiami, dice Mosè? Io sono colui che sono, cioè io sono l'essere. E dovunque c'è l'essere, quindi c'è qualche cosa, c'è un ente, diciamo così, ente appunto è il participio presente del verbo essere, vuol dire che partecipa dell'essere, lì c'è un atto di divina volontà. Quindi l'uomo esce dalla divina volontà, ma se la trova in giro dovunque. Però, c'è un però, stava nel nostro fiat divino, qui stanno tutti quanti, Gesù, San Paolo scrive, lui muoviamo, siamo ed esistiamo. Quindi è possibile uscire sotto questo punto di vista ontologico, però stava nel nostro fiat divino, ma viveva come se non ci fosse. Questa è la tragedia, questa è la grande tragedia. Tutti gli esseri umani, in un certo senso, vivono tutti nel fiat divino, d'accordo? Quelli mangiano, bevono, dormono, respirano, camminano sulla strada, respirano l'aria, e godono della luce del sole, e questi sono tutti quanti atti del Fiat Supremo. Il problema è che ci sono, ma è come se non ci fossero. Tragedia. Quindi capite, vivere nella divina volontà vuol dire reimparare semplicemente a situarmi, a posizionarmi, a prendere coscienza che io sono avvolto da questi ininterrotti fasci di amore di Dio, che sono tutti gli atti della divina volontà, che sono sparsi dovunque in me, intorno a me. Invece l'uomo che esce dalla divina volontà, quindi esce in che senso? In questo senso, cioè continua a vivere, perché è impossibile uscire completamente dal Fiat Supremo, nel senso che abbiamo detto, ma è come se non ci fosse. E attenzione, altro aspetto ancora più drammatico, volontariamente viveva delle sue miserie e delle tenebre che si formava lui stesso. Attenzione, qui Gesù calca sul volontariamente, cioè gli uomini campano male perché vogliono campare male. Questo, dice Papa Francesco, dobbiamo mettercelo bene in testa: gli uomini campano male perché vogliono campare male. Non l'ha ordinato nessun medico, non c'è nessun destino, non c'è nessuna fatalità ineluttabile. Gli uomini campano male perché vogliono campare male. Le tenebre le formiamo noi stessi. Sono cose su cui molto meditare e vedere se quanto ci credo. Cioè, se io sto nelle tenebre, San Giovanni nel Nuovo Testamento, Dio è luce e lui non ci sono tenebre. Se siamo nelle tenebre, vuol dire che noi non stiamo in Dio. Dio è somma ricchezza, lo sappiamo, no? Dio è somma, è tutto, ha tutto, basta a se stesso. E se io sento il peso delle mie miserie, in una vita arella, bruttarella, ma io non sto nella divina volontà, sicuramente. Non è argomento, come dire, di possibile discussione. È così.
Ecco perché il nostro sospiro continuo conclude affinché non venga più represso il nostro volere. Tutti quanti si lamentano o si lamentavano fino a qualche tempo fa, ormai insomma qualche tempo fa, che c'è quasi gli anni miei, no? Si lamentavano quelli che erano repressi, d'accordo? E qui noi stiamo facendo la repressione alla divina volontà, ecco, abbiamo scoperto questa cosa, insomma, questa sera. Va bene, passiamo al secondo brano, che è sempre del 28esimo volume, stavolta il 24 agosto del 1930. Questo pronuncio subito che è un brano molto importante anche da un punto di vista formativo. Lo capiremo subito perché. Figlia mia, la creazione dell'uomo fu il centro dove il nostro fiat ed il nostro amore si insediarono per tenervi la loro sede perenne. Il nostro essere divino aveva tutto dentro di noi, il centro del nostro amore e lo svolgimento della vita del nostro volere. Col creare l'uomo volle formare il secondo centro del nostro amore, per fare che il nostro fiat potesse svolgere le vite umane col suo impero e dominio, come faceva nel nostro essere supremo. Perciò tu devi sapere che nel creare Adamo tutte le creature venivano create in lui, tutte ci furono presenti e nessuna ci sfuggì, e amavamo come lui ed in lui tutte le creature. E quando con tanto amore formavamo la sua umanità, plasmandolo e maneggiandolo con le nostre mani creatrici, formando le ossa, stendendo i nervi, coprendole di carne, formando tutte le armonie della vita umana, in Adamo venivano plasmate e maneggiate tutte le creature. In tutte formavamo le ossa, stendevamo i nervi e coprendole di carne lasciavano il tocco delle nostre mani creatrici, l'impronta del nostro amore, la virtù vivificatrice del nostro volere, e infondendogli l'anima con la potenza del nostro alito onnipotente, venivano formate le anime in tutti i corpi, con la stessa potenza in cui veniva formata l'anima in Adamo. Vedi dunque che ogni creatura è una nuova creazione, come se avessimo creato il nuovo Adamo, perché in ciascuna di esse vogliamo rinnovare il gran prodigio della creazione. L'insediamento del centro del nostro amore, lo svolgimento della vita del nostro fiat, fu tanto l'eccesso del nostro amore nel creare l'uomo che fino a tanto che verrà l'ultima creatura sulla terra staremo in continuato di creazione per dare a ciascuno ciò che fu dato al primo uomo creato, il nostro amore rigurgitante, il tocco delle nostre mani creatrici per la formazione di ciascuno di esse. Allora, e questo brano, diciamo, è molto importante dal punto di vista formativo, perché quando Gesù dice, parla della creazione di Adamo, affermando che la Trinità, con tanto amore formavamo, c'è un plurale che Gesù usa, la sua umanità, dice testualmente, plasmandola e maneggiandola con le nostre mani creatrici, formando le ossa, stendendo i nervi, coprendole di carne, formando tutte le armonie della vita umana. Cosa significano questi passaggi? Significa che la creazione dell'uomo è atto completamente divino, sia per il suo aspetto corporeo che per il suo aspetto spirituale. Quindi capiamo che alla luce di questo linguaggio molto esplicito di Gesù è completamente da escludere la validità di ogni teoria, ripeto, e uso volontariamente il termine teoria, evoluzionistica. Cioè l'uomo non è l'evoluzione di un animale. Cioè questa tesi è inaccettabile anche nella forma, come dire, moderata, cioè in quella che lascerebbe uno spiraglio a, come si dice a Roma, salvare capre e cavoli, no? Salvare le esigenze di questa teoria, però con il principio della creazione. C'è una variante, come dire, ritenuta attendibile in alcuni settori teologici cattolici, anche, che dice sì, no, c'è l'anello mancante nelle teorie evoluzionistiche, no? Perché comunque il passaggio dall'animale all'uomo rimane sempre, come
non spiegabile in termini razionali, in termini razionalistici. Quindi che succede? Significa che c'è stata un'evoluzione, poi a un certo punto il passaggio certamente da animale a uomo richiede l'atto creativo di Dio, perché deve creargli l'anima, altrimenti uomo non ci diventerà mai, non parlerà, eccetera eccetera. A detta di Gesù, neanche in questa forma, diciamo così, mitigata, è accettabile la tesi evoluzionistica. Dico tesi e teorie perché, nonostante che certa propaganda, chiamiamola così, no, culturale, spacci come certa, diciamo così, l'evoluzione è tutt'altra che certa. È una teoria scientifica, cioè è una ipotesi che presenta, come dire, a suo sostegno determinati dati, tra l'altro certamente letti in un certo modo, ma non ha il crisma dell'incontrovertibilità, quindi non è una verità scientifica in senso stretto. Quindi, la seconda cosa che viene esclusa nel passaggio immediatamente seguente è il cosiddetto poligenismo. È importante che siamo formati, eh? Allora, dopo aver detto quelle cose riguardo la formazione della carne, dei nervi, dei muscoli, eccetera, dice che in Adamo venivano plasmate e maneggiate tutte le creature. Quindi, creando Adamo, maneggiando Adamo, Gesù sta dicendo: sto già creando e maneggiando tutte le creature che da Adamo sarebbero discese. Ecco perché maneggiando Adamo si maneggiano le altre. In tutte formavamo le ossa, stendevamo i nervi, eccetera, eccetera, no? E infondendo la potenza del nostro alito onnipotente venivano formati rami di tutti i corpi, eccetera, eccetera. E cosa dice il poligenismo? Il poligenismo è un'altra dottrina assolutamente da respingere, perché assolutamente contraria alla rivelazione pubblica al cristianesimo, perché in base al poligenismo la razza umana non deriverebbe da un solo capostipite come discendenza. No, ci sarebbero più ceppi, ecco perché poli, polius in greco significa molto, genismo, no? Quindi le generazioni, molte generazioni, quindi ci sono diverse generazioni che concorrono a formare la cosiddetta razza umana. Qui sto semplificando, capite che questa dottrina qui è assolutamente, come dire, devastante, perché tutto quello che ci stiamo dicendo, cioè da Adamo, questo ormai dovrebbe essere chiaro, no? Sono venuti come dalla origine tutti i beni e tutti i mali. E noi questi oggi ci ritroviamo tutti quanti dinanzi, ma il fatto che, per esempio, abbiamo visto in qualche puntata precedente, no, che sia possibile tornare a vivere nella divina volontà, da che cosa dipende? Che Adamo ci ha vissuto, oltre a tutte le altre cose, oltre alla volontà, come dire, di Dio, che vuole comunque fare questo dono all'umanità, vuole che l'uomo ritorni a scoprire che significa essere felici, però tutto questo è possibile perché noi siamo discendenza di Adamo. Quindi, come abbiamo portato, dice San Paolo, l'immagine dell'uomo della terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Noi nasciamo col peccato originale, abbiamo bisogno di essere battezzati, ci portiamo dietro le miserie, tutto quello che vogliamo, ma quello che non sapevamo, che è un patrimonio che non si è trasmesso, ma che il nostro progenitore aveva e che è comunque in qualche modo a nostra disposizione, sono tutti quanti gli atti compiuti nel divin volere. Noi possiamo rientrare in questa vita perché il nostro progenitore ci ha vissuto e noi ci ritroviamo pieni di guai e di miserie, anzitutto per gli effetti nefasti che ordinariamente, nonostante il sacramento del battesimo, il peccato originale continua a dispiegare sulle nostre anime. Ne facciamo esperienza empirica delle nostre miserie, dei nostri vizi, delle nostre cose, però la rivelazione dà una risposta. Cioè, da dove viene tutta quanta questa robaccia, come dice anche San Paolo, che io tante volte vorrei fare il bene, proprio in quel momento che decido di fare il bene, faccio il male che non voglio, non faccio il bene che voglio. Deriva dal fatto che discendiamo tutti da un unico capostipite.
E quindi, cioè, queste sono cose che il poligenismo fu condannato già a suo tempo da Pio XII, no? E le teorie evoluzionistiche non sono mai state ordinariamente ben viste nell'ambito del cattolicesimo, salvo appunto quel tentativo di cui vi accennavo prima, e tentativo che almeno, stante a quello che Gesù dice qui, certamente questa è una rivelazione privata, non è una rivelazione pubblica, non è compatibile. Quindi questo dobbiamo tenerlo presente anche per la nostra formazione cristiana. Andiamo veloci questa sera, passiamo con il terzo, 28esimo volume, 9 novembre 1930. Il Creatore nel creare l'uomo lo dotò delle sue proprietà, quindi lo dotò del suo amore, della sua santità, della sua bontà, lo dotò di intelligenza e di libero arbitrio, di bellezza, di tutte le nostre qualità divine. E libero arbitrio gli fu donato affinché potesse mettere a traffico la nostra dote, ingrandendola sempre più, a seconda che più o meno cresceva, mettendo anche degli atti suoi nelle nostre stesse qualità divine come compito di lavoro che riceveva per conservare e ingrandire la dote da noi data. Perché la nostra sapienza infinita non volle mettere fuori l'opera delle nostre mani creatrici, il parto nostro e figlio nostro, senza dargli del nostro. Il nostro amore non sopporterebbe di metterlo fuori, alla luce del giorno, spogliato e senza proprietà, non sarebbe stata opera degna delle nostre mani creatrici. Se nulla gli avessimo dato, il nostro amore non si sentirebbe tanto di amarlo, invece perché è nostro, ha del nostro, e costò tanto al nostro amore, lo amiamo tanto, fino a metterci la nostra vita. Le cose, quando non costano nulla e nulla si dà, non si amano. Ed è proprio questo che mantiene sempre acceso, sempre vivo il rogo ardente del nostro amore. Perché molto demmo e diamo tuttora alla creatura. Allora, questo brano ripone nuovamente in risalto quell'immagine vera, autentica e assolutamente cattolica, cristiana, più ancora che cattolica, di Dio. Chi è Dio? Dio, potremmo dire semplicemente, è colui che dà, è colui che ama, è colui che dà e che si dà e che continua a dare e a darsi nella maniera massima possibile, perché le uniche limitazioni del dare glielo diamo noi, dovunque, comunque e in tutti i modi possibili. Lo fece in maniera splendida, proprio assolutamente strepitosa, straordinaria, dotando, ecco, il nostro progenitore, i nostri progenitori, di tutto e di più, perché nella Divina Volontà c'è il di tutto e di più, e continua per quanto possibile, perché adesso diventa molto molto complicato, perché abbiamo questo dramma che è costantemente in atto, di Dio che non ha cessato di voler dare e di voler darsi, di Dio che ama, di Dio che vuole riversare tante cose belle sui suoi figli, ma come ci ha spiegato, abbiamo il libero arbitrio, è stato dotato anche di libero arbitrio affinché potesse mettere a traffico la nostra dote, ingrandendola sempre di più a seconda che più o meno cresceva, e mettendo anche degli atti suoi sulle nostre stesse qualità divine, come compito di lavoro che riceveva per conservare ed ingrandire la dote da noi data. Ecco, quindi questi sono punti da ricordare, cioè attenzione all'immagine che noi abbiamo di Dio. L'immagine corretta di Dio è questa. Gesù San Giovanni ha detto testualmente e chiaramente: Dio è amore. La prima cosa che tu devi pensare quando pensi di Dio, devi pensare, come diceva Santa Teresa, a colui che ti ama infinitamente come nessun altro ti ama e come non sarebbe possibile amarti di più. Quindi il nostro primo grande problema, chiamiamolo così, è consentire a Dio, aprendo il nostro cuore, convertendoci, mettendoci in cammino,
tutto quello che vogliamo, di darti tutte le grazie che vorrebbe darti, perché ne ha tante da darti adesso, in questa vita, oltre che la gloria futura. E quando noi non percepiamo l'amore di Dio, le grazie di Dio, non dipende da Lui, ma dipende da noi. Tornando sempre all'omelia fatta questa sera durante appunto la messa di apertura della Santa Quaresima, no? Dicevo, se uno ci pensa, che cos'è per esempio il digiuno? A che serve? Tra le altre cose, serve a distaccarci un pochino dai piaceri effimeri, piccoli, di questo mondo. Ma perché? Perché quelli del cielo sono più grandi, capite? Quelli del cielo sono molto più grandi. Allora, se io non avverto l'amore di Dio, sapete che succede? Che io probabilmente dentro il cuore, anzi senza proprio, c'è qualche idolo, ci sta. C'è qualche idolo. Cioè qualcosa che dentro di me mi capta talmente tanto il cuore, l'attenzione, le energie, da prendere il posto di Dio. Io ho sempre detto, lo dico anche ai ragazzini del catechismo, dico: guardate che gli atei non esistono, gli atei non esistono, non esistono. Perché ogni essere umano ha il suo Dio, bisogna vedere chi è. Cioè, tu puoi dire io sono ateo nel senso che io non voglio avere come Dio il vero Dio rivelato dal nostro Signore Gesù Cristo. Questo tu sei padronissimo di farlo, perché la fede non si impone a nessuno. Ma attenzione, non ti illudere che tu sei senza Dio, perché tu un Dio ce l'hai. E chi è il tuo Dio? Quello a cui pensi più spesso, quello per cui spendi tempo, spendi energie, investi, si direbbe con termine modesto. Questo è Dio. Possono anche essere cose, come dire, lecite, non illecite. Può essere Dio un figlio, per esempio. Può essere Dio il lavoro. Può essere Dio la moglie, il marito. D'accordo? Può essere Dio un amico. Può essere Dio un affetto. Poi ci stanno gli idoli del mondo grossolani, insomma. No, se sono soldi è successo. Ma questi sono un po' più grossolani. Allora, se tu non avverti dentro di te, potrei dire, l'operosità attiva dell'amore di Dio, non ti senti profondamente amato da Dio, dipende soltanto dal fatto che l'amore di Dio a te non ci può arrivare, perché c'è qualche diaframma, c'è qualche ostacolo. Per cui, primo impegno, se che devo fare arrivare nella Divina Volontà, primo impegno, togliergli questi ostacoli, dai a Dio la possibilità di darti tutto l'amore che desidera darti, di fartelo conoscere, di fartelo vedere. Questo è un punto fondamentalissimo, d'accordo? Fondamentalissimo. Pensiamo che il dono della Divina Volontà, che cos'è detto in due parole? È una potenza di vita divina che ti viene gratuitamente data perché tu la accolga e ne goda, mettendola a frutto con tutti quanti i doni che ti porta, che porta con sé anche questa vita. Questo è, non c'è altro. Quindi, bello, no? Ecco, noi abbiamo un inizio. Dio è qualcosa di stupendo, di meraviglioso. Per cui capite come pluralità, come la paura di Dio, per esempio, non ha ragione di esistere. Anche quando dice, ma mi sono accorto che ho fatto un sacco di peccati, devo fare la confessione generale. Benissimo. Si ringrazia, ma va, accende 50 ceri alla Madonna, a San Giuseppe, a chi vuoi, se hai avuto questa percezione. Però non ti venga assolutamente in mente per questo che tu c'hai paura dell'Altissimo. Dici, come faccio a presentarmi davanti al Signore? Non mi perdonerà mai. Come faccio a dire queste cose a un suo ministro? Che mi sgriderà? Che cosa penserà? Non pensare mai a tutte queste cose qui, perché non hanno ragione di esistere. La rivelazione parla chiarissimamente di Dio come amore. San Giovanni lo chiama così per due volte nella sua prima lettera, no? Ecco, tante volte io, facendo anche me le meditazioni, la catechesi, la Divina Volontà, dico: chi entra in questo mondo conosce l'amore di Dio, ma non
quella conoscenza che capito che è come i discorsi che si fanno generalmente, l'amore di Dio, l'amore di Dio, l'amore di Dio, Dio ci ama, Dio qua, Dio là. Tu dici sì, ma io però sta amore di Dio non lo vedo da nessuna parte, non l'ho mai percepito, non l'ho mai sentito. Allora, se tu non l'hai mai percepito, non l'hai mai sentito, questo è un problema, ma non è un problema di cui devi sentirti subito in colpa, dice ah, sono tutto sbagliato, non so buono manco a sentire l'amore di Dio. No, però devi fare una verifica su chi è al centro del tuo cuore. C'è un canto che si fa durante la canto che si esegue durante le celebrazioni eucaristiche, no? Soprattutto come canto di comunione. Te al centro del mio cuore, ho bisogno di incontrarti te al centro del mio cuore. Chi c'è al centro del nostro cuore? Punto interrogativo. Chi c'è? Questa è domanda molto quaresimale, d'accordo? Da farsi, ma è anche domanda molto inerente alla vita nella divina volontà, capito? Perché se Gesù stesso diceva voi, la mia parola non trova posto in voi, perché? Perché il vostro cuore è accecato, parlavo con certi soggetti, dall'ipocrisia, dalla superbia, dalla smania di apparire, dall'attaccamento ai soldi, eccetera, eccetera. Questo era quello che c'erano i farisei. E la parola di Gesù non c'è riuscita a farsi un varco, ad entrare lì dentro. Capite? Questo perché dipende dal recettore. Che questo gioco vada, che questo gioco divino, che questo atto di amore infinito vada in porto. Allora, vediamo l'ultimo capitoletto di oggi, così chiudiamo anche il 28° volume. Stavo facendo il mio giro nella creazione, qui siamo a 30 novembre 1930, per seguire gli atti che fa il fiat divino nelle cose create. E giunta nell'Eden, mi è sembrato che il mio amabile Gesù mi aspettasse per potermi comunicare, guardate, l'amore, la bontà, la santità, la potenza e tutto ciò che fece nel crearlo, riversandosi tutto nell'uomo, fino a riempirlo tutto di sé e delle sue qualità divine, ma tanto fino a traboccare fuori, dandogli il compito, come il più alto onore dell'uomo, di servirsi del suo amore, della sua bontà, santità e potenza, per poter svolgere la sua vita negli stessi beni di colui che lo aveva creato. Qui bisogna fare, cioè, Gesù ha appena fatto la glossa, la chiosa di quello che ho cercato di introdurre. Dio è questo, Dio vuole questo. Riempirti di Lui, delle sue qualità divine, di sentire la bontà, di vedere la bontà comunicata, di vedere la santità, di vedere l'amore, di vedere la potenza divina. Tutto a nostra disposizione. Se lo vogliamo, realmente. Io mi sentivo come inzuppata delle qualità divine ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, l'uomo fu creato per essere inseparabile da Dio. E se Dio non è conosciuto e amato, è appunto perché si pensa che Dio sia l'essere lontano dall'uomo, come se non avessimo a che fare né lui con noi, né Dio con lui. Il crederlo lontano fa all'uomo smarrire Dio e tutto ciò che ebbe nel crearlo. Le nostre stesse qualità divine restano affievolite, soffocate e per molti come se non avessero vita. Mentre la nostra divinità non è lontana, ma vicina. Allora, anzi, dentro dell'uomo, non soltanto vicino, dentro dell'uomo e in tutti gli atti suoi siamo attori e spettatori. Perciò il nostro dolore è grande nel vedere che le creature ci tengono e credono che siamo lontani da loro. Quindi non ci conoscono né ci amano. Il pensarci lontani è il ferro micidiale che uccide l'amore della creatura verso il creatore. La lontananza spezza qualunque amicizia. Chi mai può pensare ad amare, a conoscere, a sperare da un essere lontano? Nessuno, noi siamo costretti a ripetere, siamo con loro, dentro di loro, eppure non ci conoscono. E mentre il loro amore, la loro volontà, col non amarci allontana da noi, dicono che noi siamo lontani da loro. Capite?
Il vivere nella mia divina volontà mantiene il vigore di tutti i beni che demma l'uomo nel crearlo e fa di lui il trono di Dio e la sua gloria dove domina e regna. Allora, qui ci sta la catechesi sul Dio lontano. Molta gente pensa che Dio sia lontano, ammesso che ci sia. Non gliene importa niente delle mie cose. Che gliene importa? Ah, ma pure se gliene importasse, c'ha altro a cui pensare. Non ci pensano le persone che Dio vuole che tu, chiunque tu sia, chi stai ascoltando queste parole che dico, ma tu me lo rivolgo anche a me, tu, Dio vuole che tu lo accolga, lo riceva e con lui riceva tutta la montagna di beni che lui porta con sé e che sono più piccoli di lui, tra l'altro. Primo fra tutti, il dono del divino volere. Qui Gesù riprende un concetto spiegato prima, no? Siamo con loro dentro di noi, dentro di loro, eppure non ci conosco. Santa Teresa d'Avila diceva nel castello interiore, dice, dov'è che si trova Dio? Dentro il tuo cuore, hai il trono. Il cammino che Santa Teresa propone è di rientrare gradualmente in se stesso fino a giungere alla settima stanza, che è l'area più recondita del nostro cuore, dove in trono siede l'Altissimo. E c'è gente che trascorre, muore, giunge a morire, che gli passa manco per l'anticamera del cervello, che Dio lo trova seduto in trono dentro il proprio cuore. Pensa che sia chissà dove. Ed è bellissima e anche drammatica però questa esclamazione che Gesù fa verso il termine di questo brano: siamo con loro dentro di loro eppure non ci conoscono, e mentre il loro amore, la loro volontà col non amarci è lontana da noi, dicono che noi siamo lontani da loro. Siamo sempre noi che ci allontaniamo da Dio. Dice, Dio mi ha abbandonato. No, Dio non abbandona nessuno, sei tu che hai abbandonato l'Altissimo. Dice, Dio è lontano. No, Dio non è lontano manco per niente, sei tu che ti sei allontanato da lui. Capite? Questo è fondamentale, questo qui è. Altro aspetto, a mio avviso, molto formativo, molto entusiasmante di questi scritti. Cioè, c'è un sottofondo ininterrotto. Cioè che se dipendesse da Dio solo, noi avremmo tutto quello, tutto il bene possibile e immaginabile. Solo che, attenzione, cosa ha detto Gesù? La nostra divinità non è vicina, lontana, ma vicina, anzi dentro l'uomo, dentro il cuore. Anche Santa Teresa di Gesù Bambino diceva la stessa cosa. Però in tutti gli atti suoi siamo attori e spettatori. Attori in che senso? Nel senso che molte cose Dio in noi le fa, anche soltanto conservandoci nell'essere. Io sto parlando adesso, certo, non è che il mio parlare è un atto attribuibile a Dio e alla sua volontà, ma io sto parlando adesso perché lui me lo permette, perché mi mantiene in vita, perché c'è comunque un atto della sua volontà che consiste nella conservazione in vita del mio essere fino a quando lui vorrà, che rende possibile il mio parlare. Quindi lui sta dentro di me come attore, nel senso che sta rendendo possibile questa cosa, ma sta anche come spettatore. Perché per tutte quante le cose in cui dipende dall'esercizio del nostro libero arbitrio, accostarci a Dio, farlo vivere, farlo regnare, dilatare il cuore, eccetera, eccetera, lui sta dentro come spettatore, dice, vediamo cosa fa la mia creatura, mi accoglierà, mi spalancherà le porte, sarà in grado di prendere tutti quanti i doni che voglio farli senza disprezzarli, ma magari ringraziando, mettendoli a frutto, come ha detto mio figlio nella parabola dei talenti, dando chi 2, chi 4, chi 10, chi 100 mine, eccetera, sarà capace. Purtroppo la risposta a questo lo sappiamo, la quasi totalità degli esseri umani non è capace, non sarà capace di fare questo, e continuerà a lamentarsi per tutta la vita che Dio è lontano e che l'ha abbandonato, quando è lui che si è allontanato ed è lui che ha abbandonato il Signore. E se continua così fino alla fine, nel giorno del giudizio particolare, il Signore glielo farà vedere con quell'occhio incontrovertibile che viene dopo la morte e che ci consente di vedere le cose con lo sguardo stesso oggettivo e veritiero con cui lo vede l'Altissimo. Ecco, quindi
chiudiamo, diciamo, questo 28esimo volume, chiudiamo anche questa conversazione di questa sera con questo pensiero. Con questo pensiero, siamo con loro, dentro di loro, dice Gesù, eppure non ci conoscono. È assurdo questo qua. Ecco perché la vita nella divina volontà è vita interiore, interiore, interiore. Quando chiedono a Gesù, ma dov'è il regno di Dio? Dice, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, il regno di Dio è dentro di voi. Cioè, Dio siede sul trono del nostro cuore da un punto di vista oggettivo, ma non ci può dominare se noi non gli diamo il consenso. Perché la libertà e il libero arbitrio è la cosa che il nostro Signore Gesù Cristo, la Santissima Trinità, rispetta più di ogni altra cosa al mondo, non violenta mai. Ecco, mai, questa è proprio una cosa che Dio non farà mai. Non lo fa. Bene, quindi cominciamo questo percorso quaresimale. La vera conversione sarebbe già una grande conversione, arrivare a Pasqua con un'idea più corretta dell'Altissimo. Quando arriveremo alla settimana santa, alla settimana di passione, al giovedì santo, al venerdì santo, guardiamo queste cose con questi occhi, con questa lente, quindi quello che Gesù è stato capace di fare perché noi potessimo tornare a vivere la gioia di una vita intima, profonda, bella con l'Altissimo. Bene, do la mia benedizione a tutti, appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di questo ciclo di catechesi, per chi lo desidera. Fiat Ave Maria.